Buonasera cari concittadini, eccoci qui come al solito a darvi informazioni sull'epidemia Covid-19. E intanto vi dico che abbiamo aggiornato l'elenco degli esercizi commerciali aperti sul sito internet. Se manca qualcuno vi chiediamo, vi preghiamo di segnalarcelo in modo da poter integrare il più possibile l'elenco delle attività autorizzate. Questo mercoledì il presidente Bonaccini ha promesso che dovrebbero arrivare le mascherine appunto stanziate, promesse dalla Regione Emilia-Romagna e che saranno distribuite attraverso la Protezione Civile. Parallelamente a questo quantitativo, che non sappiamo ancora quanto monterà, comunque noi abbiamo fatto un ordine di circa 15.000 mascherine che entro il weekend, entro venerdì, dovrebbero arrivare a nostra disposizione per poi la prossima settimana definire le modalità di distribuzione. Comunque vi terremo aggiornati. A proposito di mascherine, un quantitativo che abbiamo ricevuto da parte di un donatore di mascherine del tipo FFP3, molto specializzate, abbiamo pensato di donarle, di girare la donazione ai medici di base che lavorano presso la nostra casa della salute. Sono medici che come sono a contatto con le persone e sono le persone più adatte a ricevere, secondo noi, questo tipo di donazione. E procede senza sosta la procedura di definizione per l'erogazione dei buoni assegnatici dal governo centrale. È in corso la manifestazione di interesse per le attività commerciali che vogliono partecipare alla distribuzione dei buoni pasto. Invitiamo i commercianti ad iscriversi perché la manifestazione scadrà il giorno 14 di aprile, che è martedì, alle ore 10 di mattina. Quindi, se volete partecipare, mandateci una PEC, una segnalazione, in modo da potervi iscrivere nell'elenco appunto, dei partecipanti. Per quanto riguarda invece, parlando di dati odierni, devo intanto dirvi questo. I dati non sono per niente confortanti, perché il bollettino che ci indica che i positivi sono rimasti gli stessi, quelli ricoverati presso le strutture ospedaliere, in realtà sono 5 in più. E questo è un dato estremamente negativo, perché già come vi avevo detto ieri, che continuavano ad arrivare delle segnalazioni di incongruenze nei comportamenti delle persone, questo ne è la testimonianza provata. Oggi abbiamo avuto 5 persone in più contagiate dal virus, il che vuol dire che ci sono ancora delle persone che non seguono le prescrizioni e che ritengono che il periodo che stiamo vivendo e tutto quello che stiamo facendo per contrastare l'epidemia sia una cosa molto superficiale, una cosa da non dare, a cui non dare importanza. Devo associarmi a questa informazione un'altra ancora più grave. Purtroppo oggi è deceduta una persona, una finlandese, residente quindi appunto il nostro territorio, che era ricoverata presso l'ospedale del Delta e che purtroppo a causa del virus ci ha lasciati. Quindi intanto vogliamo come amministrazione porgere le nostre condoglianze alla famiglia della scomparsa. Ricordiamo che sono già, sempre per lo stesso discorso che facevo prima, sono già tre le persone decedute nel nostro comune a causa del virus. Questo ci serva da monito, ci serva da argomento per rimanere concentrati. Io so che sto diventando un po' pesante e ne sono consapevole, tutte le sere vi dico le stesse cose, qualcuno comincerà anche un po' a stufarsi di ascoltarmi, ma è compito mio come primo responsabile della salute del nostro territorio darvi delle indicazioni precise, cioè non possiamo continuare così. Occorre che tutti quanti, ma tutti, non una parte, l'80%, il 90%, tutti quanti noi seguiamo strettamente le indicazioni che ci vengono impartite, perché altrimenti se una parte della popolazione continuerà a non seguirle,
Questa situazione si protrarrà ancora per delle settimane, se non dei mesi. Tutto dipende da noi. Se vogliamo tornare a lavorare, se vogliamo tornare a fare la spesa, se vogliamo uscire con i nostri figli all'aria aperta, se vogliamo andare in vacanza, occorre che i nostri comportamenti siano consapevoli e siano i più restrittivi verso le regole che ci hanno imposto. Quindi io ripeto, a costo di dirlo tutte le sere, e lo dirò tutte le sere, e questa è una serata proprio adatta per ripeterlo, visto i negativissimi risultati della giornata di oggi, dove i positivi, noi siamo il terzo o quarto comune della provincia come numero di positivi in più, dopo Modena, Carpi e Pavullo, per darvi un'idea del dato estremamente negativo. Chiudo così con questo appello ulteriore. Mi raccomando, seguiamo le regole, non facciamo assembramenti, usciamo di casa solo per necessità, non stiamo a bighellonare per le vie del paese. Grazie, a presto, un saluto a tutti.